Il gruppo ad aver iniziato a dare i voti è stato quello dei primitivi. E uno dopo l'altro ha votato in blocco Jail Rocca dell'isola dei famosi. A quel punto dallo studio Tommaso Zorsi ha insinuato che si siano messi d'accordo anche a questo giro. Angela Melillo è subito intervenuta per smentire l'opinionista, asserendo che non sarebbe affatto così. Tuttavia, poco dopo ha preso la parola Miriè Stabile, che ha smascherato il gruppo dei primitivi all'isola dei famosi. Ragazzi, semplicemente Jail Rocca ha chiesto a tutti di essere nominato perché non ce la fa più. E Tommaso Zorzi è andato su tutte le furie. Tommaso Zorzi va su tutte le furie all'isola dei famosi, siete solo patetici. La rivelazione di Miria stabile, come detto precedentemente, ha fatto perdere le staffe a Tommaso Zorzi all'isola dei famosi. Difatti quest'ultimo si è alzato dalla sua sedia inveendo contro il gruppo dei primitivi. Ma ragazzi, voi volete prendere per il Q asterisco asterisco, siete solo banali e patetici, ma non si può fare ogni volta in questo modo? Successivamente Tommaso Zorzi, che stasera ha litigato con Angela Melillo, ha consigliato loro di iniziare a ragionare con la testa perché ne starebbero uscendo malissimo. Valentina Persi, attaccata da Tommaso Zorzi all'isola dei famosi, sei l'omologazione del pensiero del tuo gruppo. Tommaso Zorzi ha poi notato un'espressione infelice di Valentina persi all'Isola dei Famosi nel momento in cui ha attaccato tutto il gruppo dei primitivi. Motivo per cui l'opinionista dell'Isola dei Famosi ha criticato duramente la donna, asserendo senza indugio alcuno quanto segue. È inutile che fai così tu, Valentina, sei la prima, sei l'omologazione del pensiero del tuo gruppo, queste strategie partono sempre da te. E anche Larry Blasi ha dato pienamente ragione a Tommaso Zorzi, siete davvero bugiardi.